Bentornati, andiamo a vedere la trama in breve dei Promessi Sposi. Vi ricordo che è presente un podcast su Alessandro Manzoni. Andate ad ascoltarlo prima di sentirvi questo audio. Allora, Renzo e Lucia stanno per convolare a nozze, ma un signorotto locale, Don Rodrigo, invaghito della donna, minaccia il pavido Don Abbondio, parroco che avrebbe dovuto unirli in matrimonio, e provoca il mancato coronamento dell'unione tra i due. Quindi Renzo e Lucia si vedono costretti a separarsi per sfuggire alle minacce di Don Rodrigo. Dopo varie vicissitudini, incontri con personaggi disonesti, tra cui la monaca di Monza, l'innominato o benevoli frate Cristoforo, riescono finalmente a ricongiungersi e a celebrare le nozze. Mentre negli inni sacri e nelle odi abbiamo negli inni sacri una svolta spirituale, la conversione al giansenismo, del quale ho già parlato nel podcast precedente sulla vita di Manzoni. Abbiamo cinque componimenti: Resurrezione, in nome di Maria, il Natale, la Passione e la Pentecoste. Quindi ogni inno rievoca l'episodio della storia sacra che nella festività corrispondente viene celebrato. Parla sempre di noi e mai di un io. Il linguaggio è molto lontano dalle idee espresse durante il ruolo di senatore perché usa termini elevati, latini e arcaici. Le odi civili seguono la forma e il linguaggio degli inni sacri e le più importanti sono il marzo 1821 e il 5 maggio, composta quando Manzoni venne a conoscenza della morte di Napoleone Bonaparte. Marzo 1821 è ispirata alla speranza disillusa della liberazione di Milano dagli austriaci per opera del re sabaudo Carlo Alberto. Questo non avvenne, anzi la città fu sottoposta a una dura repressione e censura e nel 1848 venne pubblicata dal suo autore con l'incitamento agli italiani di unirsi per liberare il paese e il 5 maggio, una delle più celebri, presta l'occasione all'autore per riflettere sulla vanità delle azioni umane sulla terra, sulla possibilità di una redenzione nella fede che è riuscita anche a placare l'animo belligerante di Napoleone. Per quanto riguarda quindi le opere principali di Alessandro Manzoni è tutto, vi invito a commentare e a farmi sapere se questo video è stato utile.